Questa settimana festeggiamo il 26 gennaio i santi Timoteo e Tito. Timoteo, vescovo, di padre pagano e di madre ebreo-cristiana, Eunice, fu discepolo e collaboratore di San Paolo e da lui preposto alla comunità ecclesiale di Efeso. Tito, vescovo, anch'egli compagno di San Paolo nell'attività missionaria, fu posto da lui alla guida della chiesa di Creta. I due discepoli sono destinatari di tre lettere pastorali dell'Apostolo che fanno intravedere i primi lineamenti dei ministeri nella Chiesa. Essi quindi sono frutto prezioso della predicazione e dell'opera del grande Apostolo delle genti. Paolo li convertì, se li allevò con amore cristiano e paterno e ne fece dei fari luminosi e delle guide per l'umanità. Paolo incontra il giovane Timoteo per la prima volta a Listri. Egli, figlio di un'ebrea e di un pagano, è stato educato nel culto delle sacre scritture. Ascoltando l'Apostolo e vedendo le opere straordinarie da lui compiute, Timoteo si converte e viene battezzato da Paolo, che lo prende con sé. Tutta la sua vita di giovane e di uomo sarà associata a quella di Paolo, di cui diventerà figlio, collaboratore, compagno di viaggio, confidente, amico ed erede. Tito è di famiglia greca, ancora pagana, ed è convertito dall'Apostolo in uno dei suoi viaggi apostolici. Viene ben presto scelto da Paolo anch'egli come collaboratore, compagno e fratello nell'apostolato. Attraverso Timoteo e Tito, Paolo ha potuto incarnare quello che è il centro della sua particolare predicazione: la fede in Cristo libera dalla legge, anche se la salvezza viene dai giudei, dalla stirpe di Davide. Ciò che fa la vera elezione è una buona coscienza e la fede in Dio realizzata con le opere della carità. È un concetto ignoto al mondo pagano e ignorato dagli ebrei, che fanno dipendere la salvezza dalla circoncisione prescritta da Mosè. Paolo circoncide il discepolo Timoteo, ma non circoncide l'altro discepolo Tito, che pure porta con sé a Gerusalemme davanti al Concilio degli Apostoli. Così, nei suoi due collaboratori troviamo circoncisione e non circoncisione, gli uomini della legge e gli uomini della fede. Paolo scrisse due lettere a Timoteo e una a Tito, quando questi discepoli erano uno vescovo di Efeso e l'altro di Creta. Sono le uniche lettere della scrittura indirizzate a un individuo, con annotazioni molto personali, ricche di ripetizioni e di abbandono, quasi che il vecchio Paolo, mentre istruisce, si confidi e si compiaccia dei giovani rampolli, i quali non l'hanno deluso, fedeli nel servizio, attingendo forza nella grazia che è in Cristo Gesù, rimanendo saldi in quello che avevano imparato e in cui si erano convertiti, ben sapendo da chi l'avevano appreso. Auguri a Timoteo e a Tito.